stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione l'avviso di indizione di gara pubblica europea per l'acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull'intero territorio nazionale in vista della riapertura dell'anno scolastico. In particolare, fino a 1,5 milioni di banchi monoposto tradizionali e fino a 1,5 milioni di sedute attrezzate di tipo innovativo. Il bando prevede che le imprese dovranno assicurare, oltre a un numero minimo di banchi tradizionali o sedute attrezzate innovative, anche l'imballaggio, il trasporto, la consegna e il montaggio dei prodotti entro il 31 agosto 2020. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 30 luglio. La sottoscrizione dei contratti avverrà entro il 7 agosto 2020. Anche in Liguria è stata approvata la legge sulla doppia preferenza di genere con un voto all'unanimità del Consiglio regionale. È un grande risultato delle associazioni che si battono da sempre per introdurre la doppia preferenza di genere nelle nostre istituzioni e di tutte le donne che credono nella politica e nello Stato. Adesso è importante procedere il prima possibile all'adeguamento della legge elettorale alla legge nazionale 20/2016, così da evitare il ricorso a potere sostitutivo del governo. Lo dichiara Andrea Catezzone, direttrice del Dipartimento Pari Opportunità di ALI Autonomie Locali Italiane. Su AliAutonomie.it le schede sul super bonus al 110%. Tra le conseguenze dell'epidemia da coronavirus ci sono senza dubbio devastanti effetti sull'economia. Davanti a questo quadro delicato e complesso per il settore economico e produttivo del nostro paese, il DL Rilancio ha promosso misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra le misure adottate spicca il super bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico. Lo scorso 17 luglio il decreto rilancio è stato convertito in legge 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio. Per vedere in cosa consiste il superbonus 110%, puoi consultare le schede ALI realizzate sulla bozza del decreto interministeriale. Il bonus mobilità è uno degli argomenti che hanno caratterizzato il decreto rilancio. Confermato nel testo ufficiale, in molti hanno sollevato dubbi e domande negli ultimi giorni. Così il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una lista delle domande più frequenti, con relative risposte. In che cosa consiste il bonus mobilità? Cioè che è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 500 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita. Come avverrà il rimborso? Come funziona? Le varie fasi? Chi può usufruirne? E cosa si intende per comuni delle città metropolitane? Le città metropolitane sono 14, sono specificate: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei comuni appartenenti alle suddette città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali. Per la popolazione dei comuni si fa riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019. Per maggiori dettagli, per rileggere tutte le notizie, aliautonomie.it.